33.000 mascherine che attraverso la protezione civile sono state donate agli infermieri che in Emilia-Romagna lavorano in prima linea nell'emergenza Covid-19. L'accordo con la Federazione Nazionale arriva anche nella nostra città con l'ordine delle professioni infermieristiche del capoluogo emiliano che ha voluto riservarne una parte all'azienda USL di Bologna. Oggi qui abbiamo donato oltre 5.000 di queste mascherine all'azienda USL. Chiediamo loro di far pervenire più materiale possibile nel territorio, nelle case della salute, nelle RSA, in luoghi dove ci sia assistenza agli anziani. Inoltre sono stati donati 20 tablet, 15 sono dell'OPI, 5 sono della Fondazione Sant'Orsola, che serviranno per l'assistenza ai pazienti Covid che hanno bisogno di videochiamare i familiari. Soprattutto con la donazione anche di queste mascherine, poi poter andare al domicilio, andare negli ambulatori, andare vicino alle persone a casa loro, questo è fondamentale per mantenere quella continuità ospedale-territorio che per la nostra azienda è il top. E a rappresentare nel suo complesso la sanità bolognese è arrivata anche Chiara Gibertoni alla guida delle due aziende del capoluogo, Ausle e Policlinico di Sant'Orsola. Con questa donazione l'ordine dimostra quanto è vicino a questi professionisti della nostra azienda, in modo particolare qui dove si è trasformato l'ospedale Bellaria in Covid. Credo che sia un segno davvero di grande generosità, ma soprattutto di vicinanza. Queste donazioni hanno un significato perché fanno davvero sentire vicini l'ordine in questo caso, ma in generale i cittadini alla esperienza così traumatica che questi operatori stanno vivendo e con loro tutta la comunità dell'azienda USL Bologna. Quindi un grazie davvero grande all'ordine perché ci fa sentire la sua vicinanza e il suo sostegno.